In tutto questo, devo dire, partiamo dai settori alla sanità, credo che abbiamo fatto un miracolo. Abbiamo risanato il bilancio della sanità campana, abbiamo un vincolo: finché non usciamo dal maledetto commissariamento abbiamo una camicia di forza. Quello è il tetto di spesa, non possiamo sforare di una virgola. C'è niente da fare. Io conto che nell'arco di un mese noi andiamo fuori dal commissariamento. Vediamo la riunione del 10, siccome non mi fido di nessuno, dopo il 10 e l'11 noi facciamo ricorso al TAR. Ci affidiamo alla giustizia. Io non voglio aspettare che decida il governo, voglio che decida il tribunale amministrativo, perché non c'è più nessun motivo per mantenere il commissariamento in Campania. Quindi procederemo per i fatti nostri. Intanto, mentre abbiamo questa difficoltà di personale, noi abbiamo tempi di pagamento di 38 giorni in Campania, in Lombardia 60. Sono soddisfazioni, sono soddisfazioni, abbiamo buttato il sangue. Ma io sono dovrà conformare che anche per il comparto privato. Dovete sapere che qui era cresciuta in Campania un'economia parallela, l'economia della camorra, perché la regione pagava a 3 anni. I farmacisti, le cliniche in larga misura erano costretti a fare la cessione del credito, pagare interessi alle società di intermediazione. C'era una vera e propria economia delinquenziale. Si aprivano studi professionali, 40 professioni, per fare i decreti ingiuntivi alla regione. Ho detto a qualche collaboratore che ha avuto la grande soddisfazione che uno dei titolari di queste società di intermediazione ha chiuso bottega. Mi è venuto a salutare e ha detto: ci trasferiamo nel Lazio perché qui non c'è più. Bravo, vattene a Civitavecchia, qua. Se paghi a 38 giorni, va. È evidente che non hai più motivo per esistere, ma dietro questa cosa c'è veramente una fatica immane. Allora, per la sanità stiamo andando avanti, credo bene, un po' di fatica, un po' di pazienza ancora, ma ormai siamo arrivati alla fine di questo calvario, dopo 10 anni.